Allora, io apro la parentesi proprio più tecnologica, più specifica tecnologica, guardando innanzitutto a una notizia, diciamo, positiva, che sono di solito i dati dell'e-commerce relativi alle nostre aziende, per poi invece affrontare anche il tema del ransomware. Mi collego subito con Roberto Liscia, presidente di Netcom, che ringrazio molto per essere con noi. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, qui stiamo vedendo in questo grafico consumi online tra il 2020 e il 2021, sono dati vostri, ricavi 68 miliardi, fatturato, quindi vendite 71 miliardi, occupano sostanzialmente 378 mila lavoratori con una crescita annuale del 4,4%. Le prospettive, Liscia, quali sono sulla base di questi dati? Ma le prospettive sono di una continua crescita del settore, perché le tecnologie stanno trasformando tutte le imprese. L'e-commerce è un po', se vogliamo, la punta dell'iceberg di una trasformazione che sta avvenendo in maniera memorabile, perché trascina non soltanto le vendite, quindi l'ultimo miglio, ma trascina tutta la trasformazione dei processi all'interno delle aziende e anche tra le aziende, perché ovviamente il consumatore vuole tempi più rapidi, e tempi più rapidi e maggior servizio vuol dire che tutte le filiere si devono riorganizzare. Questo sta comportando una trasformazione anche delle competenze. Infatti dal nostro studio emerge un dato molto interessante, che per ogni 100 impiegati nell'e-commerce ce ne sono altri 140 che sono impiegati in tutte le attività che controllano e partecipano alla creazione di questo settore. Quindi in realtà stiamo parlando di un'industria che dice anche non soltanto che c'è un moltiplicatore che è 2,4 per ogni occupato, ma un moltiplicatore che è 2,4 anche per ogni fatturato, quindi per ogni lira di fatturato, euro di fatturato, ce n'è 1,40 che viene prodotto anche nei settori limitrofi. Questo, certo, per dire che la rete del valore è una rete molto ampia, che in qualche misura comporta che tutte le imprese si devono in qualche misura integrare. Volevo chiedere, Liscia, prima di lasciarla, anche un commento relativamente a quanto accaduto sul caso ransomware. Lei si occupa proprio di questo, no? Di tecnologie, di vendite online. Quanto le aziende, secondo lei, sono pronte ad affrontare temi come questo e quanto si stanno preparando a farlo, se può rispondermi in due minuti? Sì, c'è molto ritardo in Italia, c'è molto ritardo in Europa, perché ovviamente tutti gli occhi delle imprese sono puntate sul fatturato, e si tende a dimenticare che per vendere con le nuove tecnologie bisogna anche proteggere i dati. Peraltro la protezione del dato vuol dire progettare in sicurezza, investire in tecnologie sempre più in qualche misura updated con l'evoluzione della criminalità organizzata, perché mentre le tecnologie evolvono anche la criminalità organizzata evolve con le nuove tecnologie. E c'è un altro elemento molto importante dovuto al fatto che le imprese italiane sono molto piccole, hanno scarse competenze tecnologiche e quindi non sanno sufficientemente cosa fare con le tecnologie, e soprattutto ovviamente hanno anche scarse disponibilità per aggiornare i propri server, le proprie tecnologie. Ma non ultimo c'è un grosso problema di data breach, nel senso che se le tecnologie non sono in sicurezza, le imprese possono perdere i dati, e questo diventa anche un elemento contestabile dall'autorità garante, perché questi dati spesso, come è successo con gli ospedali, sono dati sensibili, sono dati che vanno a intaccare quella che è in qualche misura la privacy del singolo cittadino. Quindi ci sono diversi elementi che portano ad un ritardo molto ampio, che vede le imprese italiane in qualche misura in ritardo nell'affrontare questo tema. È stato, devo dire, chiarissimo. Tra l'altro mi dai là per parlare poi nel nostro approfondimento tra poco. Lei ha parlato ovviamente dei dati sensibili, questo si traduce anche in perdite di fatturato per le aziende, e non di mesi, a volte anche di anni. E banalmente, come fanno a volte i dipendenti per continuare a rimandare quel quando vuoi l'aggiornamento ogni 4 ore e non farlo mai. Banalmente, dico questo perché stamattina mi è stato detto da un analista, è la prima cosa che si dovrebbe fare. Dico facendo i conti dell'oste, perché le cose banali non si fanno, come possiamo poi pretendere di essere protetti? Grazie a Roberto Liscia per essere stato con noi, grazie mille Presidente e alla grazie prossima. A voi.